Dunque, Joliet continua a spoilerare tracce del disco tramite le Instagram Stories e voi direte fin qui tutto bene. E io invece dico no. No, invece. Perché la tracklist non è ancora stata resa pubblica, ma all'interno dovrebbero esserci collaborazioni di tutto rispetto, tra cui Ultimo col brano già pubblicato, L'ultima poesia, ma parliamo di papabili nomi come Sfera Ebbasta, Que Pequeño, J Balvin, Shiva, Laz e l'artista argentina Maria Becerra. Insomma, mica pizza e fighi, qua l'hype è tanto, la curiosità non ve lo dico neanche. Vabbè, ho capito, sigla, dai, ma ne parliamo. Sono Riccardo Di Viggiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ehi là, come andiamo amici di Kiwi e amici di Joliet? Miei cari amici partenopei dal Kiwi azzurro. Non chiedete, non ho idea di che cosa ho detto, ok? No, non lo so, non importa. Deve avere tutto senso nella vita? No, e allora? Comunque, Dio lo sa, uscirà il 7 giugno ed è certa la partecipazione di Shiva nel brano Una vita fa. I due artisti sono molto amici, tanto che si vociferava in passato di un joint album tra i due. Addirittura. Cioè, pensa tu. Vabbè, all'attivo hanno solamente tre collaborazioni. In ordine cronologico, un altro show presente in Milano Demons, Monday nel disco Il coraggio dei bambini e Elicotteri in Santana Season. Oh, senza poi dimenticare le partecipazioni nei brani Everyday, Friend di Lazza e il remix di Extendo. Siamo molto, molto curiosi di ascoltare Shiva su una traccia dopo il blocco discutibile dato dalla giustizia italiana per l'uscita di Take 5 e dell'album Milano Angels, sia chiaro. Ma a tal riguardo abbiamo fatto giusto un paio di puntate che vi consiglio di ascoltare per saperne di più a riguardo. Nel frattempo vi auguro un buon ascolto e una buona giornata. Ciao!